Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Rainbow Six Siege. Nella live su Twitch di ieri pomeriggio ho giocato una bella partita, quindi ho deciso di portarla anche qui su YouTube. Infatti nelle numerose live che sto facendo in questi giorni accade spesso di giocare delle belle partite, siccome i video si possono scaricare, le più belle, diciamo i momenti salienti, tutte le live le porterò anche su YouTube, così che se non mi seguite lì e proprio vi è ostico Twitch, potete beccarvi magari qualcosa che succede di fico mentre gioco anche qui su YouTube. In ogni caso vi rinnovo l'invito a seguirmi direttamente su Twitch, dove faccio live ogni giorno. Questa partita, vi dicevo, è stata una bella partita, anche se all'inizio, siccome ho cambiato l'impostazione all'inizio del video, lagga un pochettino, ma poi si riprende e comunque si vede bene, è tranquillissimo come video. Quindi non penso ci sia altro da dire, beccate il video e buona visione. Soccorso, alleato ferito. Piccoline in posizione. Nemico trovato. Posiziono il tappeto. Sventate un punto di accesso al contenitore. Permette al nemico di prendere il contenitore. Ultimo attaccante rimasto in vita. Squadra d'attacco eliminata. Non sappiamo dov'è il contenitore di biorischio. Aprite il fuoco. Nuovo caricatore! Ricarico! Passaggio con la rete. Ultimo nemico rimasto. Nuovo caricatore! Squadra alleata.
Bruh, just go in. Difensori eliminati. Missione d'attacco riuscita. Barricate la stanza. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Proteggete il contenitore di biorischio a tutti i costi. Piazza nuova. Pausa, pensate al nemico. Ultimo nemico rimasto. Squadra d'attacco eliminata. Missione completata. GG per me. Cioè, ho vinta io sta partita praticamente. Da solo. Ciao Darko. Sì, sto game ce l'ho sfondato, dai. Ogni tanto succede anche questo. Spero ragazzi che il video vi sia piaciuto. In questo caso lasciate un bel like e anche un commento sotto al video. Vi rinnovo anche l'invito a seguirmi su Twitch per live tutti i giorni. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.